L'opera prima di Luciano Melchionne, tratta da una sua sceneggiatura teatrale, si caratterizza per una destrutturazione cronologica, ben ricomposta dall'autore nelle sequenze finali. A una costruzione che richiama il cinema di Tarantino, si accompagna la rappresentazione di una violenza esasperata, ma sempre tragica e mai grottesca. La brutalità di gruppo descritta con estetica cruda e televisiva è lo sfogo del giovanile male di vivere. Il racconto di una violenta bravata notturna è dunque interrotto da flashback sulla giornata di ciascuno dei personaggi, borghesi e proletari, accomunati dal disperato vuoto delle coscienze e dall'assenza della figura paterna. Fa eccezione il protagonista, il bravo Lorenzo Balducci, soffocato dal padre nelle proprie aspirazioni. Frammento dopo frammento, la ricostruzione del suo passato recente spiega le circostanze all'origine dei fatti narrati. Un difficile rebus sui ruoli di vittima e carnefice ha in realtà un'unica soluzione. L'ho massacrato, l'ho lasciato senza denti, chiedeva aiuto il frocio, gli ho infilato un sasso in bocca, la faccia contro il marciapiede. Che cazzo di divertimento, neanche allo stadio, noi tutti contro lui solo. Scavati la fossa, scavati la fossa. E quello con le unghie grattava l'asfalto, in mezzo al sangue e al vomito, un neonato. Mi sentivo Dio, mi sentivo. Se ancora vivo non mi dimenticherà mai più. L'ho massacrato, perché? Perché mi ha guardato. Cazzo guardi! Ich bin allein!
Vogliono la guerra, vogliono. Eh? E tu che fai? Sei un vigliacco, tu. Sei un vigliacco, vigliacco! Tradisci la razza, la patria, vigliacco! Non puoi essere un vigliacco, capisci? Non devi essere un vigliacco! Non puoi essere un vigliacco, capisci? Non devi essere un vigliacco! Quanto mangia? Ci siamo quasi. Le occhiali. Non si vede niente. No, oddio, l'aria stava soffocando. Andiamo giù, ho il frigo pieno di birra. Da che parte? Di là. La soft F sotto il bobone, lei? Quante volte ti ho detto che devi parlare, Tricolo? Lasciatelo libero, però, non vedi che è un poveraccio? Tu sei una poveraccia. Ma vaffanculo! Succhia? Provaci che te lo stacco! Che guardi, eh? Vuoi assaggiarlo pure tu? Forza, femminuccia, andiamo a giocare. Tu qui sotto c'è un frigorifero? Sì. La danno, vogliono la storia seria, allora le stupri o le mandi a fare in culo. L'ultima voleva portarmi a teatro. Ma chi ci va più a teatro, eh? A che serve? Mettiti comoda, signorina. Sei molto più carina senza. Sto orrendo. Non te l'ha mai detto nessuno? Dico proprio, invece. Non c'è neanche una sedia. Siete i primi che entrano qua. Ci vivi? Sì. Prendo da bere. Può venire con te? Faccio da solo. Questo è proprio strano. Ho visto come lo guardi. Perché? È brutto? È un ragazzino. Grande! Caldo. Sapete che da bambino giocavo con la mia merda? Mia nonna si incazzava. Se ci penso ce l'ho già duro. Mi piace l'odore. Forte. L'aria è più pesante. È come bere un milkshake. Mi piacciono le merde. Quando le schiacci, le riassorbi. Capito? Voglio sangue! L'umiliazione! Tieni. Oh, finalmente. Fantastico! Oh, funziona? Grazie. Ci vivi da solo? Sì. E i tuoi? Mia madre vive in un'altra città. E tuo padre? È morto. L'hai fatto fuori tu? Più o meno. Ti promettiamo che continueremo fino alla fine. Tu sei il simbolo del male, tu sei l'origine di tutti i traditori, dice la voce. Non si ferma la violenza, un'autobomba ha ucciso madre e figlio di pochi anni, è ferito un uomo in una esplosione avvenuta a Palestine Street. I tre si trovavano su un taxi che è stato investito in pieno dall'esplosione della bomba. Hai ritirato l'analisi? No, la settimana prossima. Intanto devo evitare i formaggi. Che c'entrano i formaggi? Lo dice il dottore. Capisco niente. Allora? Si può sapere chi ti ha conciato così? La sarai cercata? Ma roba da pazzi. Ti sei difeso almeno? Anche il coreano Kim Soo-bil è stato decapitato in Iraq. Dove vai? Lascialo stare. Non si può più neanche parlare da dentro. Il terreno fertile per i suoi odiosi ricatti spinge la monarchia fondamentalista saudita ad
con gli americani per poterne minare la credibilità. In Iraq colpisce gli alleati. Ma che hai quella faccia adesso? La Corea del Sud invia nuove truppe. Che cosa ho fatto questa volta? Orrendamente assassinato. Niente. Mentre i giovani che scelgono di servire nell'esercito non ci fai mai niente. Vengono fatti segno ad attentati. Piacere. È mio fratello. Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Ancora non ci posso credere. Di nuovo in palude. Non ha fatto altro che parlarmi di te. Io so anche che mi sono avvinto tante volte per questo. La descrizione. Non sono più quello di prima, ecco perché. Perché? Come eri prima? Triste. Borghese. Ed etero come te. Riccardo! Già sei tornato! Ciao! Sei tornato! Come stai? Ti presento Luca. Piacere, Giorgio. Piacere. Vabbè, ci vediamo dopo, eh. Madonna mia. Mi trovi in borghese? Non è una scelta, è una condizione. Triste? Non lo so. Non ti conosco. Thank you.
quante sono? L'altra notte ho fatto un sogno assurdo. Sto ancora flashando. Un uomo mi bloccava gambe e braccia. Intorno a me un sacco di gente rideva, applaudiva. C'avevo tutte le vene delle braccia gonfie. E uscivano vermi, bisce, nere, nere. E dalla pancia, un orsacchiotto di peluche. Sbagliato! Ti ha fatto male? Zuppo di sangue. A lei non piacciono i tuoi nei. Ce l'hai pure sul cazzo? Che c'è, Luca? Che succede? Non capisco. Parla, ti prego. Non ce la faccio più. Che significa non ce la fai? Ad andare avanti. Con te. C'è un'altra? No. Perché? Ti prego. Perché? Ho sbagliato. Forse una pausa. No, voglio stare da sola. E io invece voglio un figlio da te. E tutta quella banale felicità del cazzo, come dici te. Luca, io ti aspetto, eh? Ti aspetto. Ti porto a casa. Porta la mia macchina, ti ci porto io a casa. Questo, Luca. Luca, guardami, non puoi farmi questo, Luca. Luca, non me lo puoi fare a me questa cosa, non me lo puoi fare. Luca, ti prego, non me lo fare, ti prego. Non mi ti prego. Ti... Luca.
non entri. Lo sai. Fallo per me se non vuoi farlo per i tuoi nonni. Mamma, ogni domenica la stessa storia. Prima o poi lo dovrai superare, questo blocco, Luca. Neanche da morto. Scusa il ritardo. Sei in anticipo. Davvero? Beh, anche tu allora. Sì. Stanco? No. Hai certe occhiaie. Davvero? Davvero belle. Lo conosci? No. È famoso qui. Per cosa? Lo chiamano il violinista. Che cos'è? Un questionario. Ho un amico che studia in America. Lo usano per scovare gli psicopatici. Vuoi provare? No, che babini ancili. Alla scelta mutz che nabim coma. Schenim zazim. Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Penitenza. Adesso pulisci! Tagli i pantaloni! Senti che puzza! Tagli i pantaloni! Dai! Tagli i pantaloni! צריך לעזור להם למות. לחנוק אותם עם קרי בזמן שהם ישנים. להעיף אותם כולם על איזי. עם נרקומנים, עם פרזיטים מוגבלים. וגם הומואים. על איזי השמדה.